Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, con gioia celebriamo la solennità dell'Epifania del Signore, che è, diciamo, il punto culminante, diciamo così, delle celebrazioni del Natale. Sapete che l'Epifania sta al Natale, facciamo un po' di proporzioni oggi, come l'ascensione sta alla risurrezione. Quindi l'Epifania è il momento in cui la divinità di Gesù, nascosta dietro quel bambino, viene manifestata al mondo attraverso il gesto dell'adorazione dei magi. Come sapete, che la risurrezione, che è il trionfo della vita sulla morte, si compie quando Gesù, disceso dal cielo, torna dal Padre per essere intronizzato e sedere alla destra del Padre. Questa è una festa bellissima che invita tutti noi a entrare nel cuore dei magi e a contemplare e fare nostro il significato spirituale dei doni reali, ma al tempo stesso simbolici, che fecero a Gesù. Tutti quanti la sappiamo, cosa gli hanno portato: oro, incenso e mirra. Secondo la letteratura spirituale, l'oro è il metallo più prezioso. Qual è la cosa più preziosa e più bella che abbiamo nella vita? L'amore. L'incenso, tutti quanti lo sappiamo, l'avete visto, qui purtroppo lo possiamo usare un po' pochino. L'incenso si usa nella liturgia per incensare l'altare, per incensare l'ostre durante la adorazione eucaristica, si usa ai funerali per incensare le sante, no? Perché l'incenso è simbolo della divinità, esprime Dio, l'adorazione. E la mirra, un'erba amara, più dolce, esprime, ma molto anche amara, ma molto molto profumata, che esprime la santità, la virtù, la bellezza della vita secondo la volontà di Dio. Allora oggi siamo chiamati, tutti quanti noi, a vedere, a verificare se, come e quanto amiamo e adoriamo il Signore e viviamo in maniera simile a Lui. Ora vorrei, per capire soprattutto i due gesti principali, Gesù da noi vuole l'amore e l'adorazione. Vorrei con voi percorrere questi gesti, il primo attraverso questa liturgia e un'altra che si svolge nel corso dell'anno liturgico, e secondo anche attraverso il confronto con voi, così vi aiuto anche a capire, di alcuni gesti che la Chiesa nella liturgia, sapete che c'era da poco un nuovo messaggio, l'ho già tutto quanto studiato, adesso piano piano vi dovrò anche aiutare a percepirlo bene, chiede di fare al sacerdote e ai fedeli. Allora, cominciamo a focalizzare una cosa. L'adorazione significa riconoscere Dio come più grande di noi, anzi come più grande di tutti, come l'assoluto, quello che tutto merita. L'adorazione è un gesto del corpo molto importante con cui si esprime. Chi di voi lo sa? Io adoro qualcuno, se davanti a lui mi metto in ginocchio. Cioè, gli dico, tu sei Dio e io sono una povera creatura. D'accordo? Vediamo un po' l'amore, come lo esprimiamo tra noi esseri umani? Qual è il gesto che esprime l'amore per antonomasia? L'amore universale, l'amore tra padre e figlio, tra figlio e madre, l'amore tra fratello e sorella, tra amico e amica, tra fidanzato e fidanzato, perché siamo pure tra fidanzati, tra marito e moglie. C'è un gesto che esprime l'amore per tutti. Qual è? Il bacio, bravo. Allora, voi ci avete fatto caso, che ho fatto io? Ho terminato di leggere il Vangelo, ho detto parola del Signore, lode a te o Cristo, dopodiché mi inchino, non è che mi inchino così, bacio il Vangelo e sottovoce dico la parola del Vangelo, cancella i nostri peccati, ma lo bacio il Vangelo. Attenzione, cosa faccio? Bacio questo libro? Si baciano i libri? Che significa fare questo gesto per me sacerdote? Significa che io amo la parola di Dio, mi dico Gesù, io amo tutto quello che tu mi hai detto, d'accordo? Questo qui all'inizio l'avete fatto un po' pure voi, per quando io dico il Signore sia con voi con il tuo spirito, dal Vangelo secondo voi che dire? Gloria a te, oh Signore, cioè il Vangelo sia sempre nella mia mente perché ci pensi, nella mia bocca perché lo annunzi e nel mio cuore perché lo ami. Guardate che la liturgia della Chiesa è una cosa bellissima. Allora, io bacio ogni messa il Vangelo,
Ma avete mai visto dare qualche altro bacio durante la liturgia? Dice, i preti danno i baci. Sì. Quanti altri baci do durante la liturgia? Quando entro che faccio? Mi giro e bacio l'altare. Anche lì bacio, che faccio? Bacio la pietra? Perché bacio l'altare? Perché l'altare nella Chiesa rappresenta Cristo. Io do un bacio a Gesù. Quando lo bacio? Quando entro e quando esco. Totale baci che il sacerdote durante la liturgia ne do 3. All'altare, al Vangelo e all'altare. D'accordo? Quindi la liturgia chiede a me sacerdote di esprimere attraverso il bacio l'amore che devo avere a Gesù e di farlo davanti a tutti. Capite? Ma come? È una cosa intima, la devi fare privata. No, lo faccio davanti a tutti. Non c'è niente di cui vergognarsi. Amare Gesù non c'è niente di cui vergognarsi, è la cosa più bella che ci sia. Dopo venga a voi, non c'è solo il prete. Vediamo un po', io mi inginocchio durante la liturgia o no? Vediamo un po', se sì e quando. Io mi inginocchio 3 volte, vedete, un'altra volta ricorre il numero 3. Dopo la consacrazione dell'ostia, questo è il mio corpo, presento l'ostia, dopodiché genuflette, attenzione, l'adorazione non è una genuflessione istantanea, tatta, cioè devo fare un piccolo momento, mezz'ora, di adorazione, qualche secondo sì, non è un tutù, capite, per esprimere proprio bene questo gesto. Oh, questo dicono le norme delle sale, Quando è che faccio un'altra genuflessione? Dopo che ho alzato il calice. E quando è che faccio la terza ed ultima? Prima di dire, ecco l'agnello di Dio, io faccio una preghiera profonda di preparazione alla comunione sottovoce, prescritta dal messale, dopodiché prima di prendere l'ostia e presentarla al popolo, faccio una terza genuflessione, cioè prima che io faccia la comunione. Ok? Questo per quanto riguarda la messa, vogliamo vedere voi? Durante la messa voi ordinariamente i baci non li date, però ci sono queste piccole, il Vangelo, eccetera. Però fate la comunione, o no? Secondo voi cosa più grande? Dare un bacio a una persona o prenderla dentro di sé? Cioè noi ci abbiamo mai pensato, ma la comunione, voi sapete che c'è stato qualcuno, qualche mistica a cui Gesù ha dato qualche bacetto, ma bacetto affettuoso, qualcuno si è scandalizzato. Io dico, ma scusate, ma, dico, ma fa più scandalo che Gesù ti dia un bacetto che venga dentro di te. Cioè, l'ostia sta sulla nostra lingua, sulla nostra bocca, veramente, non è uno scherzo. Capite? Che grande gesto d'amore. Cosa dice il messale? Voi dovete mettervi in ginocchio oppure no durante la liturgia? E quando? E come? Voi avete 2 momenti che sono prescritti, capite? Sono prescritti, adesso poi vedremo brevemente perché. Da quando suona il campanello e io stendo le mani sulle offerte, l'epiclesi si chiama, cioè chiedo allo Spirito Santo di consacrare, fino a quando la consacrazione non è terminata, dico mistero della fede, quindi qualche collaboratore suona il campanello, annunciamo lo morto Signore, in piedi. Per quanto riguarda la comunione, le norme del nuovo messale dicono se una persona non si fa la comunione può stare tranquillamente seduta. Se una persona fa la comunione, quando torna a posto, qui responsabilizza voi, può scegliere o stare seduta o mettersi in ginocchio. Voi lo potete fare. Io mi dovete seduto, no, quindi recuperate una genuflessione in più. E qui dipende dal vostro cuore, capite? Da quello che sentite. Cioè se dopo la comunione io sento il bisogno di stare in ginocchio davanti a Gesù, di adorarlo, lo posso fare. Questo è quello che dice la liturgia. Attenzione, facciamo un altro step. Oggi è l'Epifania. Se fossimo in circostanze normali, oggi ci inventeremmo qualcosa per fare un gesto simbolico. Sapete cosa si fa al termine della messa dell'Epifania? C'è l'adorazione e il bacio a Gesù bambino. In fila, il sacerdote lo tiene in mano, si arriva, poi uno sceglie, fa un inchino profondo o se preferisce una genuflessione e dà un bacio al bambinello. Vedete i 2 gesti? Adorazione
e amore. Questo fate voi, oggi non lo possiamo fare così. Vedete che c'è il ginocchiato di un piccolo che sta davanti al bambinello. Io, terminata la messa, ve lo faccio prima vedere io chi vuole. Sempre tenendo le distanze, mi raccomando, che se moneta sta diventando un lazzaretto, pure se moneta, mi raccomando, preghiamo tutti i nostri fratellini. Ci si mette un attimo in ginocchio, si adora Gesù, chi vuole, e poi facciamo come i bambini, per questo che mi date i bambini, non lo possiamo dare una bacetta a Gesù, se no oggi glielo mandiamo così. Non vi preoccupate che Gesù gli arriva lo stesso, d'accordo? Quest'anno Gesù lo accetta lo stesso, così diventiamo anche un pochino bambini secondo il Vangelo. C'è un altro momento, sapete, della liturgia in cui questi stessi gesti, vedete com'è connesso Natale e Pasqua, attenzione, la nascita e la morte e la risurrezione, quindi la nascita, la morte, l'Epifania, l'Ascensione. Che cosa si fa il Venerdì Santo? Chi di voi, no, non facciamo questa domanda se no vi metto in imbarazzo, chi non ha mai partecipato ad una liturgia del Venerdì Santo non sa una cosa bellissima che si fa in quella circostanza. L'anno scorso l'abbiamo potuto fare, con lockdown, tutti quanti in castigo, ok? Cos'è? L'adorazione della croce, la stessa cosa che si fa col bambinello all'Epifania. Allora, nella celebrazione austerissima, bellissima del Venerdì Santo, in cui si legge tutta quanta la passione, eccetera, eccetera, dopo il Vangelo l'omelia, il sacerdote, lui adora la croce, il crocifisso, cioè fa una genuflessione e dà un bacio alla croce, dopodiché lo fanno tutti quanti fedeli. Vedete, due momenti dell'anno in cui la liturgia chiede anche a voi di fare nella liturgia quello che il sacerdote fa sempre: bacio e adorazione, bacio e adorazione, bacio e adorazione. Queste cose potete farle sempre a casa vostra. Voi sapete un'altra cosa: quando un sacerdote visita una persona anziana o moribonda, deve avere sempre con sé dietro un crocifisso. Lo sapevate questo qui? Ve lo dico io. E lo sapete perché? Perché se quella persona non può confessarsi, non è in condizione di fare la comunione, insomma non ci sta più tanto con la testa, tu gli metti davanti il crocifisso. Perché se lei bacia il crocifisso, è salva. Capito? Perché dare un bacio al crocifisso vuol dire fare un atto d'amore a Gesù. E basta quell'atto d'amore a Gesù. Capite? Perché Gesù aspetta soltanto una piccola porta aperta, quindi capite quanto sono importanti questi gesti. Allora, se noi ci abbiamo un crocifisso, non possiamo dare quasi a Gesù un bambino direttamente, ma abbiamo fatto il presente. Tornati a casa, un bel bacio a Gesù un bambino. Qui lo faremo in questa forma ridotta che è possibile oggi. Però mi raccomando, a questi gesti fate attenzione. Voi sapete che molte persone, non so se qui, hanno difficoltà oggi a inginocchiarsi. Volevo concludere questi altri due minuti. Perché una persona non si inginocchia davanti durante la messa? Ci sono varie motivazioni. Allora, numero uno, non se ne rende conto, no? C'è qualcuno che non ne capisce l'importanza, perché abbiamo smarrito, dice, ma che mi inginocchia, fa tanto, è uguale. D'accordo? Questo diciamo che è poco colpevole, d'accordo? Non ha ancora interiorizzato l'importanza di questo gesto. Vado in ordine di gravità, eh? Poi c'è qualcuno che si vergogna, capito? Che si vergogna. Ma insomma, mi scoccia un po', ma i ginocchiami vedono tutti quanti, insomma, non c'è niente di cui vergognarsi. Non dobbiamo vergognarsi quando facciamo qualcosa di male, non quando facciamo qualcosa, non dobbiamo essere orgogliosi, capite, di piegare le ginocchia davanti a colui che è più grande di noi, che è più grande di tutti. Poi, questa è un pochino più grave, aspetta, c'è un'altra circostanza che è completamente scusante, eh? Una persona, e qui c'è qualcuno, se non è, specialmente le persone un po' più anziane, chi ha l'artrosi o chi è proprio impossibilitato, è chiaro che non deve fare che rimane inginocchiato paralizzato, insomma, quindi chi ha delle difficoltà oggettive è proprio dispensato da compiere questo gesto. Quindi non giudichiamo mai nessuno, eh? Se vediamo qualcuno con un ginocchio, non cominciamo a dire, ah, questo è discredente, perché potrebbe avere delle buone ragioni fisiche, d'accordo? Io alcune le conosco, non sono venuti a dire, quindi per questo che vi dico, non giudichiamo mai nessuno, io sono un discorso generale, ok? Ci può essere che si vergogna, ci può essere invece, qui dobbiamo fare attenzione, qualcuno che sente proprio un'avversione verso questo gesto. E lì bisogna preoccuparsi un po'. Lì bisogna preoccuparsi un po'. Perché sapete chi è che non si ginocchia davanti al Signore per nessun motivo? Che rifiuta di adorarlo? Chi è che proprio non ci vuole sentire da questa orecchia? È il diavolo. E sapete che dicono alcuni santi che delle volte il nostro Signore si affaccia all'inferno
e al diavolo lo costringe a inginocchiarsi, perché se lo costringe, soltanto col diavolo lo fa il Signore, il diavolo lo deve fare per forza, spumando, sbraitando, a noi non ci costringerà mai. State tranquilli, ma aspetta che volontariamente comprendiamo l'importanza di questo gesto, e non solo che lo facciamo con tutto l'amore del cuore che ci abbiamo. Ecco, questa è l'epifania. Attenzione, voi capite, chiudo l'omelia, i gesti del nostro corpo non sono senza significato. Quanto stiamo soffrendo quest'anno con i distanziamenti, con le cose, non ti puoi toccare, non ti puoi... State soffrendo un po' o no? Insomma, non sono delle cose molto molto allegre, no? Stringersi la mano, insomma, è proprio un gesto comunicativo, no? Perché stiamo soffrendo? Perché noi esprimiamo il nostro essere, siamo esseri umani, attraverso i gesti del nostro corpo, attraverso le forme di comunicazione del nostro corpo, capite? Nella liturgia con Gesù, non pensate, ma Gesù è spirito, quindi lascia verde. No, noi ci rapportiamo, a parte che Gesù si è incarnato, è diventato un uomo, ma noi ci rapportiamo a Gesù con i gesti nostri umani che la liturgia ci chiede di fare. Quindi dobbiamo tutti quanti capirne e interiorizzarne l'importanza, perché attraverso questi si esprime la nostra fede, la nostra adorazione e il nostro amore a Gesù. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre, Signore.